porterà questa proposta a Tremonti? Io l'ho già portato. E lui? Anche Mazzoli non ha ascoltato. Beh, però è una persona preparata e competente. E insomma, fa parte del governo Berlusconi. Quindi? Quindi, quindi dico a lui quel che ho detto al suo sottosegretario questa mattina in aula. Altra persona competente. Ho detto, che fa parte del suo stesso studio, ho detto al suo sottosegretario, professor Casera, e ci ha fatto una bella lezione universitaria di scienze delle finanze, che noi approviamo. Però, siccome noi parliamo al sottosegretario Casera, tutto quello che ci ha detto non ci convince assolutamente, perché è l'esatto contrario che bisogna fare rispetto a quello che lei ha detto come professore. Ultimissima cosa, Ciancimino, figlio, sta parlando tanto, il papello, il papallo, la Sicilia, sta tirando in ballo cose, è credibile come testa secondo lei? Io mi aspetto molto da quell'inchiesta, e soprattutto mi aspetto la verità, perché io sono tra quelli che ha vissuto, seppur solo per una piccola parte, negli anni 92, la vicenda del riciclaggio di denaro. Ciancimino oggi, ma alcuni documenti che sono usciti dallo IOR in questi giorni, che sono stati pubblicati in un libro, Vaticano e Sibiano, opportunamente di Nuzzi, giusto? Nuzzi, opportunamente collegati tra di loro, potrebbero riscrivere la pagina della storia italiana per quanto riguarda i grandi omicidi di mafia, ma soprattutto per quanto riguarda la grande corruzione di allora ed infine per quanto riguarda il grande riciclaggio di persone di oggi che stanno ancora qua. Io su questo tema spero davvero che la magistratura possa, anche attraverso le dichiarazioni di Ciancimino Junior, ricostruire una verità che finora è stata occultata, anche grazie purtroppo a esponenti delle istituzioni che ci hanno messo la coperta sopra. Appoggerà il Partito del Sud? Al Partito del Sud siamo anche noi dell'Italia dei Valori. Ma se si crea, cosa farete? Il DV è attenta? Ma noi dell'Italia dei Valori non crediamo che bisogna spaccare il Paese. Perché così come siamo contrari all'idea. Però indebolisce Berlusconi, scusi onorevole, se però il Partito del Sud indebolisce. Sì, ma non si può fare un partito solo per indebolire, ma anche per costruire. Noi crediamo che dobbiamo costruire l'Italia. Ma se si fa, voi cosa fate? Noi dell'Italia Valori continueremo a fare, noi dell'Italia Valori a parlare. Ma se vi chiedono di allearsi con voi. Ma chi può fare? Ma che abbia pazienza. Lombardo non è una persona di cui lei parla male. Ma torno a ripetere: Cuffaro è una cosa, Lombardo è un'altra. Ma Lombardo no, non è un altro, Lombardo è Cuffaro, senza il cuffarismo, ma non è che cambia granché. Quindi se l'IDV, se viene da voi Cuffaro o Micichè e vi dice alleiamoci insieme su alcune amministrazioni, voi che fate col Partito del Sud? Noi non crediamo che debba esistere un Partito del Sud, ma che debbano esistere più Partiti del Sud, per cui non intendiamo avallare. Non la faccio la loro strada, noi non abbiamo intenzione. Non l'appoggiate nelle giunte, rimanete coerenti. Con la cosa che mi hai detto l'ultima volta, che appoggiate ovviamente vagliando le persone eccetera a giunte di centrosinistra, corretto? Le giunte di centrosinistra? Vagliando le persone, non è che le prende la scatola, abbiamo promesso sempre, no? Questo l'ho sempre detto. Ultima cosa, Il Fatto fa paura all'editoria, lei che ruolo avrà nel Fatto? Lettore. Solo lettore, non ci viene nessuno, però vabbè. E penso che avrà successo, perché ho la sensazione che ho saputo anche dei successi che hanno avuto. Fa paura, fa molta paura l'editoria. C'era anche quella manifestazione, ho visto tanta gente che ha partecipato, io sarò un abbonato. Vabbè, non ci chiede nessuno. L'ultima cosa che è staccata dall'intervista, poi la lascio veramente. In America esiste un centro pubblico di integrità, che è un istituto fatto da giornalisti e persone della società civile, che ha come missione un centro investigativo di controllare cosa fanno gli enti pubblici e la loro moralità, non moralità sessuale, quanto moralità nella gestione delle risorse pubbliche. Per esempio, le faccio un esempio concreto così capiamo, hanno scoperto che il Pentagono faceva viaggi a spese di contribuenti che non c'entravano niente per le missioni del Pentagono. Un centro di investigativo per controllare l'integrità, detto in Italia fa ridere, negli Stati Uniti invece la gente vuole che le istituzioni sono
siano controllate da giornalisti, da politici, da giornalisti, dall'opinione pubblica, dalla società civile. A, sapeva di questa esistenza di questo centro, B, ce ne sarebbe bisogno in Italia? Non sapevo dell'esistenza del centro, in Italia di fatto, in realtà, per fortuna ce ne sono abbastanza di questi centri, per esempio basta leggere alcuni libri di Rizzo piuttosto che di Stella, piuttosto che ascoltare alcune registrazioni video di Claudio Stari, si possono trovare tante di questi, quindi c'è già, però diciamo già la stampa in Italia supplisce in parte quella stampa indipendente che ancora resta indipendente, che come tale si cerca di buttare fuori dal sistema. Dura Berlusconi 4 anni o cade sulla Gaddario? Sulla Gaddario certamente non cade, ma noi ci auguriamo che cade invece sulla questione che veramente mette a nudo questa sua ragion vera per cui si è messa a fare politica, la sua tutela giudiziaria, e cioè lo Dalfano. Tenete anche presente che se non sarà la Corte Costituzionale, noi abbiamo raccolto 1 milione di firme, quindi ci appelleremo al referendum. Ma non è un tema da poco. Noi invece questo. Non andranno a votare. Noi invece questo ci appelleremo davvero al popolo, perché il popolo questa è una cosa tecnica. E noi cosa tecnica. Cioè, la legge è uguale per tutti, è una cosa tecnica. Ho capito, ma è una cosa tecnica spiegarlo. Ma è facilissimo spiegare. Se rubi va in galera, se rubi il capo del governo deve essere processato o no? Ecco, tutto qua. Ma l'hanno già votato Berlusconi, ma non è vero che l'hanno già votato. Lei non ci andrà a votare, quindi sarà referendum? No, io vado sempre a votare. Bravo, no, e quindi già una cosa assicurata. Sono contrario a non votare. Mancano soltanto altri 25 milioni. Per esempio, anche sui amici giornalisti, che alcuni dicono io non voto, a me fanno già i coglioni, scusi. What's... perché bisogna. Alcuni giornalisti che non voto, per chi voti non voto, ma che vuol dire? Si va a votare. Comunque, rispetto a tutti. Grazie, Presidente. Grazie, arrivederci.